Questa sera un dibattito qui a Music for Peace sul piano nazionale antitratta, lei però ha segnalato ancora che qui in sede locale i numeri sono veramente molto negativi. Si sono crollati negli ultimi anni da 40 e più posti disponibili agli attuali 6, per cui bisogna intervenire in qualche modo. Una città come Genova non può permettersi di avere solo 6 posti di accoglienza per donne vittime di tratta o di sfruttamento. Molte le strutture, tra l'altro, che hanno chiuso. Alcune hanno chiuse, altre hanno retto proprio con estrema fatica, però c'è bisogno di un rilancio sicuramente. Il piano nazionale antitratta prevede alcuni obiettivi molto precisi, organizzazioni come la vostra possono inserirsi in progetti. Certamente sì, noi siamo qui a Genova attivi da 20 anni, dal 98, 97, 98 erano i primi tempi dei primi interventi più occasionali e poi invece strutturati in maniera molto più precisa con il comune, con tutti i progetti che sono usciti, per cui sicuramente c'è una competenza alle spalle di una rete che va avanti da decenni. Lei ha detto nel suo intervento, se si fanno delle cose, qui ci sono persone che in questo settore sanno lavorare, sanno salvare vite. Sì, perché c'è una competenza specifica su questa tematica in modo particolare che va al di là dei titoli che ci possono essere, che ci sono, ma che ci possono essere richiesti. Qui abbiamo un'esperienza, Genova ha da insegnare a livello nazionale questo particolare tipo di intervento.